Quando si valuta la scelta del quantitativo di proteine da inserire nella dieta di un cane affetto da leishmania, è di fondamentale importanza valutare il singolo caso. Perché se da un lato la cachessia e l'ipotrofia muscolare richiederebbero un aumento della concentrazione proteica della dieta, dall'altro l'innalzamento di urea e creatinina dovrebbero far propendere per una riduzione della quota proteica da far assumere all'animale. Ad oggi, infatti, la quantità di proteine da utilizzare resta ancora molto dibattuta. Alcuni autori consigliano di impiegare una dieta con ridotto contenuto di proteine e fosforo solo in animali con aumento della creatinemia e segni clinici dell'azotemia, evitandolo invece in animali che presentano solo proteinuria. Altri autori invece consigliano di limitare la concentrazione proteica e di non superare comunque il 20% di proteine su sostanza secca in tutti quei soggetti che presentano proteinuria, anche senza innalzamento dei valori di urea e di creatinina. Tutti però concordano sull'importanza di scegliere fonti proteiche ad elevato valore biologico ed elevata digeribilità. In caso di nefropatia è anche importante limitare la quantità di fosforo assunta dall'animale.